Eudossia, che si stende in alto e in basso, con vicoli tortuosi, scale, angiporti, catapecchie, si conserva un tappeto in cui puoi contemplare la vera forma della città. A prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno del tappeto, ordinato in figure simmetriche che ripetono i loro motivi lungo linee rette e circolari, in tessuto di guaiate dai colori splendenti, l'alternarsi delle cui trame puoi seguire lungo tutto l'ordito. Ma se ti fermi ad osservarlo con attenzione, ti persuadi che a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese nel disegno, disposte secondo i loro veri rapporti, quali sfuggono al tuo occhio distratto dall'andirivieni del brulichio del pigia-pigia. Tutta la confusione di Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nero fumo, l'odore di pesce, quanto appare nella prospettiva parziale che tu cogli, ma il tappeto prova che c'è un punto dal quale la città mostra le sue vere proporzioni, lo schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio. Perdersi a Eudossia è facile, ma quando ti concentri a fissare il tappeto, riconosci la strada che cercavi in un filo cremisi o indaco amaranto, che attraverso un lungo giro ti fa entrare in un recinto color porpora, che è il tuo vero punto d'arrivo. Ogni abitante di Eudossia confronta all'ordine immobile del tappeto una sua immagine della città, una sua angoscia, e ognuno può trovare nascosta tra gli arabeschi una risposta, il racconto della sua vita, le svolte del destino. Sul rapporto misterioso di due oggetti così diversi come il tappeto e la città fu interrogato un oracolo. Uno dei due oggetti, fu il responso, ha la forma che gli dèi diedero al cielo stellato e alle orbite su cui ruotano i mondi. L'altro ne è un approssimativo riflesso, come ogni opera umana. Gli auguri già da tempo erano certi che l'armonico disegno del tappeto fosse di fattura divina. In questo senso fu interpretato l'oracolo, senza dar luogo a controversie, ma allo stesso modo tu puoi trarne la conclusione opposta, che la vera mappa dell'universo sia la città di Eudossia, così com'è, una macchia che dilaga senza forma, con vie tutte a zigzag, case che franano l'una sull'altra nel polverone, incendi, urla nel buio. Le città invisibili di Italo Calvino.